Ben ritrovati a Tra le sponde e le pendici e ben ritrovata la mia compagna di viaggio Francesca Franceschi. Ben trovato a te Paolo Derri, ma soprattutto ben trovati a tutti voi. Quest'oggi siamo in un luogo davvero particolare perché unisce cultura, arte, storia, unisce itinerari sulla montagna, unisce il mare. Ma dove ci hai portato Francesca oggi? Vi ho portato in quella che è comunemente definita la piccola Atene della Versilia. E dunque Paolo, inizia per P, eh? Pietra, c'è la parola pietra anche? E qui c'è una bella chiesa, un duomo, c'è un po' di odore di santità. Pietra santa potrebbe essere. Hai detto benissimo Paolo, da Piazza del Duomo vi diamo il benvenuto a Pietra Santa e sarà un percorso alla valorizzazione di questo borgo che altro non è che un museo a cielo aperto, o meglio, un museo di arte contemporanea a cielo aperto. Alla nostra destra il Duomo di San Martino, di fronte a noi le colline, alle nostre spalle c'è la Marina di Pietrasanta, insomma un percorso da fare alla scoperta prima dell'inizio della stagione estiva di questo gioiello. E allora cominciamo subito. Andiamo! Francesca, abbiamo già visto quanto è bella Piazza del Duomo, quanto è viva Piazza del Duomo con molti turisti, poi questo contrasto tra arte antica e arte moderna è veramente affascinante. Poi già mi hai portato in un luogo bellissimo adiacente alla piazza, il chiostro di Sant'Agostino, a fianco dell'omonima chiesa. Insomma, ora ci racconti un po' meglio tu le cose, perché qui davvero io non so dove guardare. Assolutamente sì, Paolo, ti voglio far notare le colonne in marmo e gli affreschi, alcuni recuperati, altri andati a causa dell'usura del tempo un po' persi, che descrivono proprio la vita di Sant'Agostino. È anche questo una bomboniera a cielo aperto che descrive la bellezza di questo comune. E allora Paolo, abbiamo visto il bellissimo chiostro e la chiesa di Sant'Agostino, non abbiamo detto che oggi sono sede del Centro Culturale Comunale Luigi Rosso e devi sapere che qui si tengono spesso iniziative culturali, mostre, concerti, anche conferenze. Non dimentichiamo che qui ha sede anche la Biblioteca Comunale Giacomo Cartucci e il Museo dei Bozzetti e quello è stato aperto nel 1984 proprio dal Comune. Una cosa molto importante da sapere è che il Museo dei Bozzetti mette proprio in mostra l'importanza della città come centro internazionale della scultura. E quando ti dico bozzetti, Paolo, non tutti sanno che si tratta di modelli e disegni di sculture che sono stati creati da quasi più di 250 artisti, italiani e anche stranieri. Io te ne cito qualcuno, ma vado a memoria: a Botero, Cascella, Pomodoro, Mitorai, Morabito. Da qualsiasi angolo ci voltiamo in Piazza Duomo di Pietrasanta appaiono degli scorci davvero suggestivi. Per esempio adesso ora io sono entrato qui in questo corridoio che mi porta alla base del campanile di pietra risalente al 1500. Ho perso Francesca, andiamo a recuperarla da qualche parte, ma intanto vedo che la porta del campanile è socchiusa.
Non vorrei che Francesca mi avesse già fatto una sorpresa. Fatemi vedere un attimo, eh. Paolo, ma hai visto dove sono? Nella scala elicoidale della Torre dei Mattoni. E sai quando è stata costruita? 1519. Una chicca. Fai silenzio perché, insomma, non tutti possono accedervi. Va bene. Allora Paolo, diamo anche due dettagli su questo luogo. Siamo in piazzetta San Martino, questo è il campanile cosiddetto di Mattoni e non tutti lo sanno, ma è simbolo storico della città e fu costruito a partire dal 1519 su progetto e sotto la direzione dell'architetto e scultore fiorentino Donato Benti. E la straordinaria scala equidale è veramente una delle più preziose rarità di questo luogo. Adesso Paolo andremo in un atelier perché andiamo insieme a fare un'intervista speciale. E dal campanile dei Mattoni mi sono spostata in quella che viene chiamata da tutti Via di Mezzo ed eccomi arrivata all'atelier Arte Vie perché proprio qui mi attende Paolo Lazzerini, artista versiliese che in ogni sua opera racconta proprio di Pietrasanta. E soprattutto Paolo, buongiorno e grazie per l'invito. Buongiorno. Paolo, ma è vero che nella maggior parte delle tue opere la protagonista indiscussa è proprio Pietrasanta? Certo, Pietrasanta è la Versilia, è la mia terra dove sono nato e tra altre cose mio papà era un artista, anche una sorella in Inghilterra che dipinge e io ho questa galleria e altre. Figlio d'arte, il padre era mosaicista, l'opera che mi ha più colpito è Versilia storica, me la racconti un attimo? Sì, sono i quattro comuni della Versilia, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema, nel contesto bellissimo della Versilia e delle Apuane. E proprio oggi, per un mese intero, esporrai delle tue opere nel centro, ma soprattutto alla Torre dei Mattoni, al campanile dei Mattoni. Cosa potranno vedere i visitatori? I visitatori potranno vedere tantissimi lavori riguardanti la Versilia e anche addirittura avrò un Pinocchio che è uno dei miei soggetti preferiti. E la mostra sarà per tutto il mese e quest'anno è l'ottavo anno che faccio questa mostra. Sai Francesco, una cosa che a me affascina particolarmente è proprio questo continuo trovare piccole e grandi opere d'arte contemporanea in mezzo anche alle piazze del paese, questa è Piazza Matteotti, davanti a noi la sede del comune e poi ti trovi delle opere che sono importantissime di artisti che hanno segnato proprio anche questo territorio, tant'è che ne abbiamo qui uno
che è diventato anche, se non sbaglio, cittadino onorario di Pietrasanta. Non sbagli affatto, Paolo, perché Fernando Botero nel 2001 è diventato cittadino onorario di Pietrasanta. Pensa che si era talmente innamorato, più o meno negli anni 70, di questo borgo gioiello che addirittura ha acquistato una sua casa ed è facilmente riconoscibile perché non lontano, Paolo, dalla piazzetta e dal Duomo di San Martino ha acquistato una casa che sul tetto ha un gallo in bronzo. Le sue ali sono orientate verso l'alba, quindi l'ha fatta installare appositamente. Non solo, questa era una curiosità, ma possiamo trovare in tutta la città di Pietrasanta opere. Alle nostre spalle abbiamo il guerriero in bronzo, ricorda le sue sculture formose dell'artista colombiano. Poi ci sono esposizioni a cielo aperto temporanee durante l'anno e tante sue sculture dedicate sparse nella città. Hai detto veramente tutto, adesso posso fare qualche bel primo piano con la telecamera perché mi affascina davvero questa scultura che è diventata poi famosissima, forse quella più simbolica di Botero, non so. Divertiti, Paolo. Mi diverto? Assolutamente sì. Allora posso darti il radiomicrofono? Dammi il radiomicrofono, ok. Percorrendo la via dello shopping principale della città, via Mazzini, ma meglio conosciuta come via di Mezzo, troviamo ancora un riferimento importante a Botero, contenuto all'interno della Chiesa della Misericordia, dove si trovano gli affreschi della Porta del Paradiso e la Porta dell'Inferno, dipinti nel 1993 dall'artista colombiano. All'interno dell'affresco rappresentante il paradiso si può chiaramente vedere Madre Teresa di Calcutta, la santa della carità, e in quello riguardante l'inferno viene mostrata invece la resurrezione dei morti e la punizione dei dannati, tra cui sono riconoscibili le figure di Hitler e Pablo Escobar, il famoso narcotrafficante colombiano. E ancora in via di Mezzo, in avvicinamento verso Piazza del Duomo, troviamo una scritta in marmo che ci racconta di un illustre cittadino di Pietrasanta vissuto nel XIX secolo, Nicolò Barsanti, meglio conosciuto come Eugenio. È stato un presbitero, ingegnere e inventore, ideatore e costruttore del primo motore a combustione interna, il primo motore a scoppio. Siamo tornati davanti ai bellissimi marmi del Duomo di San Martino, la piazza del Duomo di Pietrasanta. Mi avvicina Francesca che si è seduta su questi bellissimi gradini per riposarsi un po', però Francesca, sì, mentre ti riposi vorrei che ci raccontassi ai nostri telespettatori qualcosa di questo bellissimo edificio religioso alle nostre spalle. Posso permettermi di chiedertelo, vero? Puoi farlo, Paolo. Allora, ci siamo seduti davanti al Duomo di San Martino. Ha uno stile romanico rinascimentale. È stato edificato intorno più o meno al 1200. Non tutti lo sanno, ma il Duomo appartiene all'arcidiocesi di Pisa, non quella di Lucca. È una sorta di... Chissà perché. È un accordo trovato nel periodo della dominazione dei Medici. Non andiamo troppo nello specifico. No.
Una cosa che ti voglio dire, Paolo, è che come sai il Duomo è stato tutto realizzato ovviamente in marmo. Certo. Ha tre porte d'ingresso e sopra ciascuna porta ci sono questi bassorilievi in marmo e rappresentano quello centrale, la crocifissione, ai lati la deposizione e la resurrezione. Vedo che hai studiato benissimo. Ho approfondito qualcosa, potevo far meglio. Al Duomo di San Martino c'è, e c'è dal 1400, la Torre dell'Orologio. Ma in realtà questa torre è stata eretta nel XVI secolo, Paolo, poi negli anni ha subito vari rifacimenti e poi nel 1860 è stata restaurata, come puoi vedere, in stile gotico tedesco. Giusto pochi minuti di pausa prima di riprendere il nostro percorso alla scoperta di Pietrasanta. Di fronte a me la Porta Pisana e io mi trovo in piazza Giosuè Carducci. Perché proprio questa piazza? Perché Val di Castello, frazione del comune di Pietrasanta, ha dato i natali al poeta e premio Nobel Giosuè Carducci. E quindi un giusto riconoscimento a colui che ha scritto quelle frasi proprio là che il nostro operatore sta andando a inquadrare. Ma io direi, a parte che qui siamo comodissimi, mi sono anche sistemato, vorrei andare un po' più in alto, se tu sei d'accordo. Sì, Paolo, anche perché vedo proprio là una bellissima panchina gigante verde. Perché se la vedi da qui deve essere davvero un po' gigante. Quindi devi essere pronto a fare un po' di trekking, ma secondo me la vista da là vale proprio la pena. Ci ripagherà della fatica. Sicuramente. Facciamo venire con noi anche Michela Genovesi, che è dietro la telecamera. Il nostro operatore per oggi, ottimo. E allora ci incamminiamo davvero adesso verso la Rocca, detta anche Rocca Ghibellina, che si compone di un complesso fortificato di forma quadrata con torri angolari e mastio centrale e rappresenta il miglior punto di osservazione di tutto il centro storico di Pietrasanta. Il nucleo originario di questa grande struttura fortificata, che si dispiegava per lungo tratto con la cinta di mura merlate, appartenne ai nobili versiliesi di Sala, ma fu Castruccio Castracani a farla ristrutturare nel 1300. Thank you.
I tempi delle nostre puntate, Paolo, lo sai, sono ristretti. Vorremmo raccontare tante cose. Non abbiamo avuto modo di citare le frazioni del comune di Pietrasanta, ma non possiamo prescindere da dire che Pietrasanta ha il suo mare. La Marina di Pietrasanta, un mare bellissimo preso d'assalto da turisti e visitatori, soprattutto nel periodo estivo, è un pontile veramente speciale che invita tutti quanti a fare una passeggiata. Peccato, come mi piacerebbe vederlo. Francesca, lo so, siamo un po' distanti, abbiamo lavorato tutto il giorno, però tu sai anche che la televisione abbatte le distanze. Io con un magico click ti posso portare subito sul pontile di Marina di Pietrasanta. Va bene Francesca, ancora una volta hai avuto ragione te, valeva la pena fare quell'arrampicata per arrivare in questo posto meraviglioso nel quale io mi sento molto molto piccolo, mi sento molto piccolo, come mai? È una sensazione o c'è un motivo di proporzioni concreto? C'è proprio un motivo di proporzioni, Paolo, perché partendo da Via della Rocca e facendo una salita un pochettino impervia, ma che vale molto la pena percorrere perché la vista di fronte a noi è impagabile. La Marina di Pietrasanta, il Duomo di San Martino, la piazza principale, l'Aurelia e addirittura tutto il mare Tirreno. Siamo su questa grande panchinona verde. Quale miglior luogo per dare appuntamento alla prossima puntata? Assolutamente sì, credo che sia uno dei luoghi più suggestivi dai quali abbiamo dato appuntamento alle prossime puntate, quindi lo facciamo anche stavolta. Noi sapremo già dove andremo, ma come sempre noi manteniamo un alto livello di suspense. Allora, con questo alto livello di suspense, buona serata, state con noi.